Sono stato contattato dal presidente della Croce Rossa provinciale di Benevento perché avevano questa necessità. Noi, così, il Consiglio di amministrazione è stato molto lieto di poter aderire alla richiesta, per cui abbiamo concesso questo finanziamento. Cosa che a noi ha fatto molto, ma molto piacere, ancora di più apprendendo adesso che la barella non serve soltanto per il Covid-19, ma per tutte le malattie infettive. Quindi è una cosa che veramente ci fa molto piacere. Speriamo che non sarà mai usata, questo è il nostro auspicio, però se si dovesse usare siamo contenti di aver aderito a questa richiesta. Ecco, ci facciamo spiegare allora dal punto di vista tecnico questa struttura, questa nuova dotazione. Bene, grazie Presidente Zollo per questa opera di beneficenza che ha donato, questa donazione importante che ha fatto a Croce Rossa, finalizzata soprattutto alla tutela della salute del personale sanitario e per consentire ai pazienti purtroppo affetti da malattie infettive quello che è il trasporto in sicurezza. Una cosa importantissima di questa unità di biocontenimento è che consente alle strutture ospedaliere sanitarie di accorciare i tempi di attesa in esami diagnostici. Perché dico questo? Perché l'unità di biocontenimento dà la possibilità al paziente di sottoporsi a TAC e a raggi senza contaminare quello che è l'ambiente sanitario. Ciò significa che in tempi normali, se in un ospedale in media si possono effettuare 25 TAC, diciamo che con la pandemia i tempi si sono molto allungati. Perché? Perché il paziente che non afferisce all'ospedale in unità di biocontenimento purtroppo contamina l'ambiente sanitario e ciò deve purtroppo sottoporre l'ospedale a decontaminare la stanza dove viene effettuata la TAC. Bene, con l'utilizzo dell'unità di biocontenimento invece ciò non è necessario, perché il paziente rimane all'interno della barella. Non solo, ma un paziente che ha difficoltà respiratorie, in questa unità di biocontenimento può stare anche semiseduto, a differenza di tante altre barelle che purtroppo sono rigide e non si possono nemmeno piegare. Quindi questa è la particolarità, non solo, ma è l'unica unità presente non solo in Campania ma in tutto il centro-sud Italia, quindi da Roma in giù non ce ne sono di questa tipologia. È una unità di biocontenimento che è testata sugli elicotteri della NATO, sugli elicotteri militari, e viene utilizzata proprio per trasferimenti Covid e purtroppo anche altre malattie infettive.